Lei è il primo firmatario di questa proposta di legge che istituisce un fondo per il risarcimento di tutti i lavoratori vittime dell'amianto. È un risarcimento che si aggiunge a quello che già c'è e che viene erogato dall'INAIL. Qual è la differenza e cosa contiene, quali altre norme contiene il suo provvedimento? Si tratta di un risarcimento, una prestazione economica a risarcimento del danno che si aggiunge a quelle che sono le prestazioni oggi riconosciute dall'INAIL. È a favore dei familiari dei defunti, dei lavoratori defunti per cause accertate di mesotelioma collegati appunto alla lavorazione dell'amianto e vuole appunto risarcire meglio e di più questi lavoratori, e peraltro anche garantendoli, perché avere un fondo che sia responsabile nei loro confronti dà loro più sicurezza che non una singola azienda, e nello stesso tempo anche sollevare le imprese creando un momento mutualistico per loro, di solidarietà fra di loro, dagli oneri che derivano dal dover far fronte a una condanna per risarcimento del danno. Lei dice che le aziende si trovano oggi come oggi a dover risarcire i lavoratori per aver utilizzato l'amianto quando ancora lo Stato non lo aveva messo al bando. Sì, questa è una grave responsabilità che ha lo Stato, perché l'ha messo al bando solo nel 1992, quando in realtà la scienza già dubitava da tempo della nocività di questo materiale. Oggi noi abbiamo però aziende che allora, negli anni precedenti, il 1992, erano tenute ad operare amianto nei processi produttivi, penso a quelle che avevano per esempio degli appalti dalle Ferrovie dello Stato o capitolati per la costruzione magari anche di case o anche di vetture ferroviarie, che oggi si trovano a dover rispondere per danni gravissimi in buona sostanza, quando in realtà il materiale dell'amianto non era ancora stato messo fuori legge. Per cui nel mio disegno di legge c'è una norma che tende a vedere in quali casi c'è una responsabilità penale delle imprese per atti prima del 1992. Noi per adesso abbiamo affrontato un problema di lavoratori, ma c'è probabilmente anche un problema di cittadini, perché l'amianto, insomma, è in mezzo a noi, e c'è un problema di smaltimento, insomma, c'è un problema molto serio che che andrebbe affrontato probabilmente con più consapevolezza, in maniera anche più organica.